Sentivo che parlavate di stregonerie, Sì. no? Sai che ci sono molte persone che ormai si stanno vendendo al diavolo per vivere bene Ma in non è, questo non ci mondo. interessa quel concetto. Cioè, il concetto del demonio, del diavolo o del satanismo, a noi non ci interessa. È No, all'interno del lo cristianesimo. È un concetto cristiano. cioè, ti dico che le uniche messe nere sono le messe bianche, cioè, nel senso che il diavolo è il dio occulto esoterico del cristianesimo, cioè i cristiani hanno un dio pubblico che è Cristo e hanno un dio nascosto in loro che è il diavolo, ma è un problema loro, non è un problema nostro. Scusa No, Simonetta. purtroppo non, su questo punto non sono d'accordo. Sì, Cioè. c'è un discorso però che io vorrei fare, eh. Cioè, il discorso per quanto riguarda di staccarsi dal corpo è che dopo il corpo può essere posseduto. Questo non è vero, nel modo più assoluto e categorico. E sai perché non è vero? No, ma per esempio Perché un anche, essere sai, di. Guarda che già nell'altra trasmissione, nella trasmissione passate, io questo concetto l'ho già ribadito più Ma volte. purtroppo è la prima volta che vi ascolto E lo so, oggi. questa è l'ottava trasmissione che facciamo, e io ho ribadito più volte che qualsiasi corpo fisico della natura ha una quantità di energia superiore a qualsiasi corpo di sola energia. Per Sì, ma cui un se tu corpo di sei in sola un energia non può momento che non possedere hai. nessun corpo. Se tu sei in un momento che non hai la tua aurea, no? No, Cioè, tu ce l'hai l'aura. non hai mai avuto modo di sentire sperimentazioni sugli esorcismi. Guarda, sono stupidaggini quelle. Perché? Purtroppo però io ho persone che sono quasi morte, hai capito? Ma sì, ma con la psicologia si può giocare un miliardo di cose, ma Sì. non bisogna distinguere, non bisogna confondere quello che è l'atto di stregoneria, l'atto di magia con un atto di psicologia. Sono cose completamente diverse. Un attacco di schizofrenia non è un attacco di magia, non è un effetto di magia, è un attacco di schizofrenia. Capisci? Sì, vabbè, adesso purtroppo devo lasciarti, ecco. Perfetto, ti rispondo io per Sì, radio comunque. grazie, ciao, Ciao, arrivederci. ciao. È importantissimo distinguere tutte le cose che ci sono. Io ho già detto nelle trasmissioni passate che quando un individuo riesce ad andare fuori dal corpo e riesce a volare col suo corpo di sogno, col suo doppio, non è che il corpo di energia e il corpo fisico è senza energia, è spaparazzato, è in balia di chiunque se lo prende. Io ho già spiegato che esiste una carica di energia vitale all'interno del corpo, comunque sempre. Ma la cosa più importante è un'altra. Cioè, è pensare all'essere umano come egocentrismo, cioè come se fosse la preda dello spirito del corpo, cioè di impossessarsi del corpo. Un essere di energia è un essere che è nato e che ha una sua via alla conoscenza, ha una sua via alla consapevolezza. Per cui è un essere esattamente come noi. Praticamente impossessarsi del corpo vuol dire troncare tutte le sue trasformazioni, troncare la propria via all'eternità e. Cioè, assumere quello di un corpo, insomma, ma davvero si pensa che la vita fisica sia così importante per un essere di energia da impossessarsi di un corpo? Cioè, davvero ci consideriamo così egocentrici all'interno dell'universo che gli spiriti vogliono impossessarsi di un corpo fisico? Questo è uno spauracchio che hanno messo in giro i maghi neri dicendo che non fate le pratiche di magia. Qual è invece il vero pericolo? Il vero pericolo è andare fuori di testa. Il vero pericolo sono quegli effetti di magia che avvengono all'improvviso o per traumi o per droghe o per stati di malessere, per febbri, eccetera, che mandano fuori di testa le persone. Questo è il vero pericolo ed è la cosa da evitare. Ma quando uno si disciplina per usare il corpo di sogno, come io mi sono disciplinato, come tutti noi ci siamo disciplinati per riuscire ad avere questi effetti. A conquistare questo, che è un potere di essere, fa parte dello sviluppo della persona. Non esistono pericoli, ma assolutamente. Esiste il pericolo che abbiamo dentro, esiste la nostra resistenza a questo, esiste le nostre paure, le nostre fobie, ma noi siamo il vero Sì, pericolo. infatti io volevo ad esempio aggiungere una cosa, Una telefonata, se noi scusa. abbiamo, vediamo gli antichi, avevano sempre il discorso del rapimento, ma la persona Pronto? rimaneva sempre se Pronto? stessa, aveva una percezione, non perdeva Pronto? mai, Pronto? non perdeva mai, Mettiti in linea, vai. non perdeva mai la, cioè, la sua Pronto? conoscenza. No, Pronto? deve essere caduta la linea, sai. No. Pronto? Sei pronto? Mi Pronto? senti? Sì. Dimmi. Pronto? Sono costretto a mettere giù, non riesco a sentire. Niente, è caduta la linea. Vai,
Sì, e, ad esempio, se noi prendiamo i casi relativi al corpo, ad esempio negli antichi esistevano le ninfe che potevano portare via l'anima, o ad esempio in certi racconti popolari abbiamo ad esempio le fate o altri esseri fatati che possono rapire le persone, ma queste persone non perdono il proprio essere, non perdono la conoscenza di se stessi, vivono in un'altra dimensione, in un'altra realtà, però il loro corpo, il loro spirito esiste sempre. E dopo, alla fine, noi vediamo che i racconti, ad esempio, delle persone che scompaiono nei boschi e nelle montagne, ritornano, cioè loro perdono la conoscenza, perdono quel tempo che gli potrebbe servire per migliorare, però se stessi non hanno mai perso alla fine, cioè nel senso che non sono diventati schiavi di qualcuno, hanno sempre un problema, che cioè di aver sprecato in altre cose, non aver utilizzato il loro tempo. Parla pure. Pronto? Sì, parla pure. C'è qualcosa? Sì, vabbè, ti sento per telefono, per la radio. Avete appena detto... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Cioè, tu dicevi all'altra ragazza, che alla signora che ha appena chiamato, che Satana non esiste, che è tutta un'invenzione, che è isterismo in pratica. Non che non esiste il male, che non esiste Satana, che non esiste il diavolo. Cioè, per te il diavolo non esiste? Sì. Sì, no, ma non esiste. Non esiste. E allora tutte le cazzate che ci fanno vedere, tutti questi milioni di invasati, che cosa sono? Invasati? Invasati e basta. Cioè sono dentro un vaso, sono prigionieri di una forma. Le depressioni psicologiche, il fatto di andare fuori di testa, il fatto di malattie mentali, è un dato di fatto, capisci? Ma io non sto parlando di malattie mentali, parlando di... Voglio dare un'esplorazione, tu hai usato il termine invasati, difatti è giusto, sono dentro un vaso, nel senso che sono persone che potrebbero crescere, sono state poste per non contro la loro volontà dentro un vaso e assumono la forma, cioè diventano, ad esempio, invece di diventare un albero, diventano un bonsai, ma è solo un problema di allocazione, diciamo, fisica, e basta. Praticamente allora Satana è un'invenzione di chi? Della Chiesa? Sì, 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 ma di fatto... Ma sembra addirittura che sia stato un errore del traduttore. Sì, è probabile anche. Per dirti l'assurdo. E invece, come tu hai appunto... Cioè, siccome tu neghi tutto, nel senso che giustamente stiamo mettendo in discussione una realtà dall'altra, cioè la realtà cattocristiana alla vostra, alla pagana. Sì, sì, noi siamo proprio l'opposto da questo punto di vista. Cioè, ma quello che ogni puntata, per dirti, la prima volta l'ho presa così, con curiosità, la seconda volta c'è stata il fatto lì della droga. La droga? No, non abbiamo mai parlato di droga. No, droga, dai, che quello... Ah, l'oppio di Abramo, sì, sì, ecco, sì, è vero, vabbè. È vero. Cioè, ma ogni puntata che si va avanti, cioè adesso si sta facendo, come posso dire, io non voglio essere cattiva con voi, o voglio solo mettere in discussione, giustamente, come fate voi con noi, sì, che stiamo ascoltando ciò che dite. Cioè, ad esempio oggi che vi sto ascoltando ho un sentimento di cattiveria nei vostri confronti, di aggressione addirittura, di aggressività. Sì, sì, ma bene, succede, sì, va, sì, bene, ma questo. È normale ed è naturale. È naturale? Sì, sì, sì. Non è problematico per noi. Sì, sì, no, è vero, è normale. Cioè, perché veramente, sentendovi parlare, cioè voi avete un potere in mano, in che senso? Il microfono. Sì, ma vedi, il fatto che tu diventi cattivo nei nostri confronti vuol dire che noi ti abbiamo toccato, cioè nel senso vuol dire che c'è qualcosa che... dentro di te. È te che è stato toccato e di conseguenza c'è uno schematismo che ti tiene prigioniero e di conseguenza dici io devo reagire con cattiveria nei tuoi confronti, ma il fatto stesso che tu dici io cattiveria nei nostri confronti significa che c'è qualcosa che siccome ti ha colpito, ma colpito nel bene. Se vogliamo usare questo termine del bene, cioè diciamo in positivo, nel senso di dire mi sono toccato, cioè nel senso che veramente vuol dire che i nostri discorsi sono arrivati nel fondo del tuo animo. Il tuo animo ha detto c'è qualcosa di particolare, qualcosa di completamente forte che mi chiama fuori a essere me stessa. La prigione che mi hanno costruito intorno me lo impedisce, che tu usavi il termine invasamento, cioè il vaso che mi contiene sta cedendo e io sento cattiveria nei loro confronti e poi diventerà gratitudine con l'andare, sì, del tempo. Magari lascia perdere. No. Cioè, comunque non siamo i tuoi salvatori, cioè, è una considerazione di questo tipo. Sì. Poi la cosa che mi ha, che è una domanda che mi si è posta diverse volte, perché si è parlato lì in trasmissione della reincarnazione, cioè se non esiste l'aldilà, se non c'è reincarnazione, se non c'è una Madonna del Cristo, cioè per complicare la cosa nel mio termine dialettico,
chi cazzo me lo fa fare di comportarmi bene? No, questo te lo rispondo io adesso, Anna. Ecco, io vi ascolto. No, perché veramente, se, d'accordo, non, se non c'è niente, ma chi se ne frega, faccio, sì, cioè, non, togliamo l'uccidere che non mi riuscirebbe. Sì. Però tutto il resto potrei farlo, tanto. Ciao. È finita qua. Cazzo se ne frega, non devo rendere conto a nessuno. No, vabbè, insomma, adesso vediamo. Adesso ti do io una risposta, spero di essere abbastanza completo, spero. Va bene. Perdonami se non lo sono. No, ciao, vi ascolto. Ciao. Ciao. Io voglio proprio rispondere ad Anna, perché per me è importantissima sta affermazione. Allora, prima di tutto noi non abbiamo detto che non c'è l'aldilà. Ma non perché c'è un al di là, perché effettivamente non c'è un al di là, c'è solo l'al di qua. Però abbiamo detto che la morte del corpo fisico si può trasformare in nascita dell'essere luminoso. Allora, dividiamo le due cose fondamentali. Primo, dividiamo la morale dagli atti per i quali costruiamo il corpo luminoso. Quando ci hanno insegnato a comportarci bene, ci hanno insegnato a comportarci bene relativamente a una società, relativamente a un Dio, relativamente a un padrone, eccetera. Cioè, ci hanno insegnato a comportarci bene in funzione di un sistema sociale. Non ci hanno mai insegnato a comportarci per sviluppare il nostro corpo luminoso, cioè per affrontare la vita. Noi fin dall'inizio abbiamo detto questo. La stregoneria e il paganesimo portano gli esseri umani a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il cristianesimo, mettendo in ginocchio gli esseri umani, distrugge la loro capacità, la loro energia vitale e non sono in grado, all'atto della morte del corpo fisico, a trasformarsi in corpo luminoso. Cioè, il paganesimo dissolve gli individui. Con cosa riempie questa dissoluzione? Con una promessa di un paradiso, o con la promessa della reincarnazione, o con la promessa del nirvana, o con una promessa, cioè con una promessa di un futuro migliore di quello che hanno attualmente. Al contrario, la stregoneria e il paganesimo dicono che ogni istante della propria esistenza va utilizzato per sviluppare il proprio corpo luminoso, per rispondere ai propri bisogni, ai propri desideri, alle proprie necessità, a sviluppare la propria volontà, a vivere la vita come sfida, cioè come un'opportunità per costruire se stessi, per costruire il proprio corpo, il proprio potere di essere, cioè il proprio corpo luminoso. Che non è appropriazione, non è che io faccio tutto quello che voglio e gli altri devono servirmi. Questo è potere di avere, questo è appropriazione degli individui, questo è mettere in ginocchio gli individui e distruggere il futuro degli individui. Al contrario, devo prendermi nelle proprie mani il mio destino, il mio lavoro quotidianamente e decidere io come va fatto, decidere con le mie determinazioni, con la mia volontà. E ne parleremo un po' meglio la prossima volta. Essere in ginocchio, mettersi in ginocchio, non c'è futuro, non c'è reincarnazione, non c'è nirvana, non c'è nulla. E adesso passo a Francesco che ha qualcos'altro da aggiungere. Sì, no, ecco, il discorso che l'ultima telefonata diceva fa, chi me lo fa fare ad esempio se non c'è nulla dopo? Il discorso è fondamentale, perché se arriva a un ragionamento di dire chi me lo fa fare se non c'è nulla dopo? Deriva sempre da un tipo di educazione, da un tipo di cultura, da un tipo di religione. Nel senso che se noi abbiamo il Dio monoteista, che può fare tutto, che può uccidere, che ti può imporre, benissimo, a questo punto io posso scegliere la sua via e posso fare qualsiasi cosa. Nel senso che nel monoteismo noi abbiamo un Dio unico, che è un unico riferimento, che è un unico valore, che è un'unica cosa, di conseguenza si può permettere tutto. Il paganesimo e il politeismo partono dai molti, cioè dicono il fondamentale è la comunità, perché noi non viviamo perché siamo noi soli, cioè attorno a noi esiste una comunità, esiste qualcuno. Noi viviamo perché vivono gli altri, cioè nel senso che noi non potremo sopravvivere senza l'aiuto di nessuno o con nessuno a fianco. Di conseguenza, io ho la necessità di vivere e le persone che sono a fianco di me hanno la necessità di vivere. Quelle che sono al mio fianco non sono degli oggetti, cioè nel senso io sono il Dio e le posso disporre a mio piacimento, sono divinità anche loro. Di conseguenza, se io sopprimo la loro divinità, commetto un atto di cui devo risponderne, devo rispondere, cioè nella mia vita, col mio essere, col mio futuro su questa terra. Di conseguenza, essendo tutto quanto divino, sono portato a rispettarlo.
E sembra proprio un problema di punto di riferimento, cioè se io parto sempre da questo unico Dio che è il monoteismo, questo unico Dio può fare qualsiasi cosa, può mandare il diluvio, può annientare le persone, le può uccidere, può dare qualsiasi ordine. Bene, e questo è un meccanismo che ci hanno introdotto i monoteisti. Il paganesimo, partendo da molti, partendo da dire che tutto è divino, che tutto quanto è sacro, che nulla va santificato, questo problema non se lo pone. Certo che poi esistono delle persone che fanno delle scelte che possono essere malvagie. Benissimo, però di quelle situazioni ne rispondono. E la comunità si può benissimo difendere, ha il diritto di difendersi. Ma qui non c'è, il rapporto è sempre alla pari. Cioè dici, tu fai questa scelta, noi facciamo una scelta diversa. Ci combattiamo alla pari. Tu non sei superiore a me. Tu non sei inferiore, sei alla pari. Noi decidiamo che questa è una cosa ingiusta e noi ci ribelliamo a questa legge. Il discorso che facevo prima di Antigone, cioè la legge non va bene, bene, io credo nella giustizia, in base al mio valore di giustizia la vado ad applicare. E questo che io vorrei far capire, che i problemi si pongono di cosa fare, di dove arrivare, di come finire dal punto di partenza a cui partiamo. Cioè se noi partiamo da questo unico Dio, abbiamo solo un modello di comportamento, abbiamo una sola possibilità, abbiamo una sola via. E di conseguenza da qua non ci possiamo fuggire. Se invece noi partiamo dal tutto, possiamo dire che di fianco a noi esiste una divinità e noi dobbiamo aver rispetto. Sì, vai pure. Siamo alla telefonata. Parla pure. Pronto? Buongiorno, parla Luisa. Io non sono d'accordo del discorso che ha fatto la signora. Dice, ma io uccido. Va bene, io uccido, ma non devo pensare di rendere il conto il dopo, quando io non ci sarò più, io devo rendere conto adesso, la società di adesso. Certo, a me stesso soprattutto. Perché io, non credo all'aldilà, va bene, assolutamente, io non posso comportarmi, dico tanto che se ne frega domani, che discorsi sei quei? Noi viviamo in questa società, dobbiamo rispettarci, amarci, e se uno ammazza, allora che civiltà saressimo? Sì, infatti hai ragione. Ecco, che come saressimo? Anche le bestie si rispettano. Certo. E quindi noi viviamo rispettandoci, perché è una legge del vivere. E lascia perdere il domani. Il domani tu vai sottoterra e finisci come tutte le cose. Perché io parlo dalla natura, guardo la natura, si cresce, si entra, si muore e stop. Basta. Io credo così. Quindi non penso che domani se io ammazzo qualcuno, tanto... No, difatti hai ragione. Chi se ne frega? No, mai più. Allora che mondo sarebbe? Ciao. Sì, mi piace la vostra trasmissione. Grazie. Grazie. Ciao. Siamo un'altra telefonata. È condivisibile quello che dice Luisa, è condivisibile al 100%, perché... Quando noi parliamo di via della stregoneria o di via del paganesimo, non è che diciamo tutte le persone devono necessariamente seguire questa via. Nella stregoneria medievale, le donne e gli uomini diventavano streghe e stregoni senza quasi essere disciplinati, soltanto risolvere i problemi quotidiani, affrontare la vita giorno per giorno, raccogliersi le erbe, cercare di capire, cercare di comandare nell'oscurantismo in cui i cristiani li hanno cacciati. Questo era un grande percorso di stregoneria. Per cui quando noi parliamo di percorso di stregoneria, non parliamo di una cosa incredibile, assurda da fare, riti pazzeschi. Parliamo dell'uso dell'attenzione nella quotidianità, dell'uso della volontà, nell'uso del sognare, cioè nell'uso di una serie di cose che ci portano ad espanderci. Sì, infatti, per fare un esempio concreto, gli studiosi di stregoneria hanno notato sempre che gli stregoni avevano la funzione tipo di difendere i raccolti, nel senso che loro uscivano dal corpo per combattere contro le cose che potevano annientare questi raccolti. Nel monoteismo, nel medioevo, arrivavamo al punto che ad esempio i parassiti venivano processati, cioè è una forma di comportamento ben diverso, nel senso che il monoteismo faceva una cosa assurda, che non puoi processare un parassita o una farfalla che viene a distruggere il raccolto, però ad esempio la puoi combattere. Però la combatti non per annientare quella specie, ma combatti per mantenere la tua vita, e di conseguenza gli stregoni facevano questo. Per mantenere l'equilibrio, più che la vita. Sì, cioè, logicamente loro in quel momento c'era anche un problema di sopravvivenza fisica nella stregoneria del Medioevo, del 600. In quel pezzo che vi ho saltato nel leggervi del paganesimo nel lavoro dei campi, c'è una divinità che è Robigo.
E durante il paganesimo romano si faceva le processioni della Robigania, cioè praticamente si facevano dei circuiti camminando, in cui si emanava attraverso una cantilenaria, cioè un modulare della voce, un'energia che serviva per bloccare lo sviluppo dei parassiti, e in particolare credo della ruggine dei campi, bloccava la ruggine, e chiaramente non è che fermasse la ruggine o che fosse miracolosa, però si creava una specie di simbiosi fra chi partecipava alla Robigania Gaglia e la ruggine. Queste processioni erano così importanti che i cristiani se ne sono appropriati, facendole diventare delle processioni religiose, storpiandole un po' alla volta, e alla fine vengono fatte ancora adesso come la passeggiata del Venerdì Santo, no? Cioè quando si vanno ogni stazione là a pregare. Quelli sono i retaggi delle Robigaglie romane, che avevano una tale potenza, una tale forza nella relazione col campo, che i cristiani hanno potuto fare a meno di prendersi. Come per esempio un'altra festa, le Lupercalia, aveva un tale potere la corsa degli uomini lupo, dei Luperci attorno alla città, che i cristiani hanno dovuto cambiare in candelora, perché non era possibile, cioè Gelasio I, proprio il corrotto, perché un papa veramente vomitevole come personaggio, il quale ha fatto tutta un'operazione politica e militare per distruggere le Lupercalia, che era il calo dell'essere lupo dentro l'essere umano, cioè praticamente la simbiosi delle specie, e le ha trasformate nella corsa della candelora. Sì, infatti, per aggiungere ad esempio il discorso di Robigaglia, prima qualcuno parlava ad esempio del diavolo, del demonio. I romani, la divinità, diciamo il pericolo più grosso che avevano era la ruggine, cioè nel senso che per loro il nemico massimo dal punto di vista, diciamo, della vita era la ruggine, cioè facevano questa festa della Robigaglia proprio per lottare contro il nemico più forte, ma non avevano altre divinità, e sì che ne avevano decine di divinità, non avevano bisogno di creare delle divinità cattive, perché in fondo le divinità, se sono divinità umane, non sono divinità cattive. E infatti loro il massimo proprio che abbiamo nella religione romana di divinità malvagie è la ruggine del grano, e i romani facevano di tutto per combatterla. I Luperci stessi, che sono stati appunto riciclati dal punto di vista anche cristiano con varie festività, avevano una funzione della fecondità della specie, di Roma, e volevo appunto riconnettermi al discorso appunto poi anche della cattiveria, nel senso di dire che le cose della cattiveria non sussistevano in quanto erano elementi basilari, cioè che erano pericolosi, ma a livello concreto, a livello più fisico, non esistevano divinità pericolose a livello della vita come la possono interpretare i cristiani, come della tentazione. Claudio, ad esempio, ha fatto una citazione, ad esempio, delle processioni del Venerdì Santo. Per fare, ad esempio, un esempio concreto di come il monoteismo intende l'impossibilità del rapporto tra il fisico e il divino, ultimamente nella processione del Venerdì Santo è stata tolta la scena in cui Veronica poggia un velo, ad esempio, sul volto di Cristo. Perché dicono che la storia non documenta questo. Ma cosa significa dal punto di vista simbolico? Che si dice che per i cristiani e per i monoteisti è impossibile che la divinità che è esterna a questo mondo possa impressionare un oggetto fisico. Difatti, ad esempio, noi abbiamo, che ad esempio nel paganesimo, esistono ad esempio non tanto delle intromissioni come le apparizioni, ma esistono delle manifestazioni che sono naturali. Ti metto in linea subito. No, ti metto in linea. Vai tu, Lente, fai una domanda, solo mi. Sì, vai tranquillo. Ti fa una domanda? Sì, vai, vai, tranquillo. Niente, se è possibile entrare di tanto in tanto telepaticamente con altre persone, secondo voi altri? Dunque, telepaticamente... Allora che mi metto sopra adesso. Sì, d'accordo. Sì. Grazie, ciao e buona trasmissione. Grazie. Allora, esistono degli esperimenti di telepatia, però secondo me esiste stupidaggini. L'unico contatto telepatico o empatico più che altro è, se qui abbiamo parlato l'altra volta, gli esperimenti di Baxter con le piante, in cui ha dimostrato che esiste una relazione simbiotica fra l'individuo e la pianta, che l'individuo, non so, tipo fa conto, fa l'amore a 200 km e la pianta va in estasi, vibra sui suoi tachimetri all'unisono. Cioè esistono forze empatiche più che forze telepatiche. Perché spesso la telepatia è considerata come trasmissione del pensiero, de immagini o de parole.
Mentre invece le emozioni, le tensioni di un individuo, la sua volontà, le sue determinazioni, quello che lo spinge ad agire, non appartiene né alle immagini né alle parole, ed è quello che in effetti lui proietta nel circostante. Per cui il circostante sente la tensione interna dell'individuo, la direzione, la sua volontà, quello che vuol fare, quell'animale, vuole occuparlo o non vuole occuparlo? Come fa l'animale se io voglio ammazzarlo o non voglio ammazzarlo, se è sicuro o non è sicuro? Se esistono tutte delle tensioni che l'individuo proietta nel circostante. Se riuscissimo a vivere in quella dimensione, cioè a quel livello percettivo, potremmo parlare di un effetto telepatico. Però la telepatia classica, tipo quella di trasmettere parole o di immagini, sì, può essere che dei flashback, però richiede una tale quantità di energia che è controproducente al divenire umano. Cioè, secondo me è controproducente. Se chi va alla ricerca di quelle cose, secondo me perde qualcosa. Dopodiché magari che sei la persona che ha bisogno di noi altri, e noi altri la sentimo. Perché? Perché abbiamo dei legami, abbiamo delle cose che ci legano e delle proiezioni insieme, per cui sentiamo insieme le stesse cose. Sì, è un problema tipo di vibrazioni, cioè nel senso che ogni persona ha un proprio campo, diciamo, sia magnetico, sia di emissioni radio, sia di influenza, di conseguenza esiste una possibilità di percezione di queste cose, ma non è detto che appunto queste cose siano così come ce le fanno vedere, come ce le fanno interpretare, cioè esiste una possibilità remota di sintonia, perché d'altronde le comunità sono già una forma di sintonia, che vuol dire che se noi riusciamo a coinvolgere delle persone in un'unica volontà o in un certo scopo di vivere assieme, questo si può manifestare anche tramite appunto il pensiero, però non è così meccanica o non è così come ce la vanno a interpretare, cioè è una possibilità che esiste. Quando vedete dei riti tipo quelli tribali che avevano una volta, tipo la danza, tipo quelli, è un tentativo di mettere in comunione tutti i partecipanti e di percepire le cose all'unisono, cioè di percepire all'unisono il circostante. Quello è effettivamente una forma di telepatia, però più che telepatia è empatia, cioè è vibrare delle stesse tensioni e sentire le stesse emozioni, sentire le stesse direzioni. Cioè, e questo per noi è importante, perché fa parte della stregoneria questo, riuscire a percepire le tensioni del circostante. Solo che vivere su quel piano percettivo è abbastanza duro, cioè è durissimo, si può percepire qualche volta, si può usarlo quando serve, ma dopodiché bisogna comunque ritirarsi. Sì, difatti anche ad esempio se noi prendiamo gli sciamani hanno degli stati in cui viaggiano, in cui vedono, in cui percepiscono, però questi stati sono molto molto cioè, limitati, nel senso che servono per un certo scopo, per una certa finalità, ma non è che il loro stato sia sempre quello del viaggio o della conoscenza, loro lo fanno perché per portare in una realtà specifica un aiuto concreto, ed è questo che appunto è la funzione basilare. Se vuoi faccio un'ultima telefonata, vediamo se... riusciamo a prenderla. Pronto? Non c'è nessuno. Niente. È caduta la linea. Caduta la linea. Bene, allora, visto che è arrivato Mario, che fra poco dovremo sbaraccare, perché lui chiaramente richiede il suo spazio. Anche perché Mario è spaventato da noi. No, beh, non è vero, Mario non è spaventato. No, l'ha detto in una trasmissione. Ah, sì? Sì. Niente, volevo accennare brevemente all'argomento della prossima volta. La prossima volta concluderemo il nostro discorso sul circostante e sulla relazione fra l'essere umano e il circostante, e parleremo di alcune pratiche della stregoneria, su come lo stregone si pone davanti al circostante, perché queste pratiche funzionano o non funzionano. Per cui anche Simonetta, che ha telefonato prima parlando di questi pericoli che esistono negli atti di magia o negli atti di alterazione della percezione, può tranquillamente sentire cosa ne pensiamo noi e farsene un'idea. Tutte quelle che sono le pratiche di stregoneria sono venute affinandosi sotto l'orrore cristiano, cioè sono pratiche che sono costruite quando l'oscurantismo cristiano stava imperversando. Si sono costruite, si sono perfezionate, ci sono state tante illusioni, tanti errori. Niente, qui però è una cosa che mi interessava accennare, se Francesco mi permette, sì, permette di parlare. Volevo accennare al discorso della conoscenza in medicina.
Cioè, gli stregoni hanno lavorato per costruire la medicina, sono andati a seppellire i cadaveri per riuscire a sapere com'era l'anatomia umana, le hanno fatte di cotte e di crude, hanno sfidato processi a non finire, ed oggi abbiamo una buona medicina, una buona conoscenza della medicina. Però, quando la medicina non era quello che oggi la conosciamo, che si può studiare all'università, c'erano comunque, la stregoneria andava comunque a cercare di risolvere i problemi. E volevo parlare di una divinità romana, che è Asclepio o Esculapio, che era greca, che poi è stata portata a Roma, e sulla sua tecnica di guarire le ferite. Allora, sto Esculapio prendeva i feriti, li portava nel tempio, li faceva dormire nel tempio, mentre dormivano liberava le vipere, i serpenti di Esculapio, questi andavano a mordergli la ferita e improvvisamente, velocemente la ferita si rimarginava. Naturalmente era considerato un miracolo, però non era in realtà un miracolo. Infatti studi recenti hanno dimostrato che la saliva del serpente di Esculapio ha in sé i fattori di crescita. I fattori di crescita sono elementi scoperti da Rita Levi di Montalcini che gli hanno fruttato il premio Nobel. Per cui se la Montalcini gli ha dato il premio Nobel perché ha scoperto la realtà dei fattori di crescita, i pagani usavano una tecnica per riuscire a usarla praticamente. Cioè, quello che voglio dire, la conoscenza e il sapere sono al di là dell'informazione, sono quello che l'individuo riesce a dilatarsi nel circostante e a appropriarsi del circostante. Per cui l'effetto della conoscenza, della consapevolezza, è quello di appropriarsi di quello che esiste, che alla fine trasforma se stessi. Cioè, il soggetto della ricerca della conoscenza, della consapevolezza, è il soggetto che la ricerca, cioè è il soggetto che si modifica. Che poi la conoscenza sia riferita a 3.000 anni fa, non ha importanza, è sempre conoscenza, purché ci sia la modificazione del soggetto. Bene, noi chiudiamo qua la trasmissione. Se Francesco ha qualcosa da aggiungere... No.